Quando lo cerco non lo trovo mai sto cavolo di badge. Ecco qua. Accesso negato. Strisciare il badge nel verso indicato dalla freccia. La freccia, sarà questa. Accesso negato. Signor Besa, ha inserito la tessera del club privé di lap dance. Besa, è così che si sputtana il compenso Rai? Ma allora, per favore, che qui c'è altra gente che sente, dai. La tessera ce l'ho perché sono andato lì per un addio al celibato, ecco. Dal badge si evince che lei frequenta il club privé assiduamente. Mi tengo in allenamento. Dai, su che comincia la trasmissione, forza, dai, mi faccia entrare. Strisci il badge Rai dal lato del nome. Ecco qua. Specificare il motivo della visita. Ma anche il motivo vuoi sapere, dai. Sono con Api, facciamo i papu. Ciao i papu, stiamo facendo la trasmissione I bombi inconsapevoli, ecco che. Accesso negato, specificare grado di istruzione. Ma anche quello vuoi sapere, dai. Ho fatto chimica, sono perito chimico. Ecco, che poi ho fatto chimica solo perché era l'unica classe dove c'erano le ragazze. Accesso negato, tentativo di intrusione di adescatore di adolescenti sventato. Ma quale intrusione, che adescatore, sventato cosa, dai, insomma, mi sta aspettando Maddalena Lubini, E la dottoressa Lubini conosce questa sua predisposizione all'adescamento? Sì, cioè no, ma cosa mi fa dire? No, mi faccia entrare, che sta cominciando la sigla, dai! È proprio vero che in Rai entrano cani e bombi? Ladies and gentlemen, signore e signori, dallo studio 5 della Rai regionale, va ora in onda I bombi inconsapevoli! Trasmissione settimanale di Satira al Vetriolo con Maddalena Lubini, I Papu e gli inviati speciali Flavio Furian e Maxino. Pronti a immergervi e farvi travolgere da un'onda di buon umore, simpatia, leggerezza, freschezza, spensieratezza, delicatezza, scoltrezza, parabrezza, caparezza, ermonezza, bambola di pezza, e chi più ne ha, più ne mezza. E un buongiorno da una raffreddatissima Maddalena Lubini e ben ricatturati dalle frequenze della Rai Radio 1, pronti a partire con la seconda puntata dei Bombi Inconsapevoli, un programma, come dicevamo, di antropologia radiofonica, l'abbiamo chiamata così, no? Lo chiedo ad Andrea e a Ramiro, i nostri papu, che sono i miei partner, i miei bombi di microfono, buongiorno. In realtà lo stai chiedendo solo a me, perché Ramiro, come al solito, è sempre in ritardo. Eccolo qua, Ramiro, vieni qua. Ma è possibile che ogni volta tu rimani incastrato nel bussolotto? Lo so. Cioè, non so perché capita solo a me, ma voi come fate? Beh, noi abbiamo il badge, lo strisciamo, entriamo, non è che ci voglia tanto, ma dai, Ramiro. Allora è solo un problema mio. È un problema, sì. Allora andiamo, allora Andrea, dicevamo, visto che Ramiro è molto lo vedo proprio piuttosto affannato ed in tensione, allora, antropologia radiofonica, perché questo è un po' i bombi, no? Insomma, di cosa si tratta? Insomma, parleremo un po' di tutto, è una scusa, un escamotage per poter parlare di tutto quello che riguarda, come dire, l'essere umano, l'uomo. Parleremo del comportamento dell'uomo, e la comunicazione, il linguaggio dell'uomo, insomma, parleremo dell'uomo. Ma anche della donna, non è che siamo qua proprio, uomo inteso anche come donna, in termini antropologici uomo e donna sono uguali. Uguali, sono da vedere, no? Cioè, l'uomo e la donna sono diversi e le differenze sono palpabili. Allora glissiamo, in che senso? Allora, spostati, Maddalena, spostati. Mi sposto, mi sono messa a distanza debita. Ma anche da me, Ramiro. Non si sa mai. Ma è il lap dance. Appunto. Parleremo quindi di tutto un po', però vorrei fare un po' di ordine, perché la scorsa settimana, così nella foga, ci siamo fatti un po' prendere la mano ed eravamo poi alla fine noi disorientati, anche il nostro pubblico un po' disorientato. È ancora che gira il nostro pubblico. Assolutamente. Ordine. E non direi disciplina, ma intanto ordine. E a proposito di ordine, io passerei la parola al nostro uomo d'ordine. Ramiro, metti un po' d'ordine. Ah, cioè, perché cioè non è che sono una persona. Cosa prevede la scaletta? Allora, ordine, adesso ordine, è un attimo, la, non è che sotto, sia così. Adesso così a naso mi sembra che sia leadership, però non è che posso mettere la mano sul fuoco. Perché risposta non... esatta. La parola che abbiamo scelto è leadership. Possiamo dirla anche in friulano. Mi è andata bene. È come leadership? Ma, in friulano è leadership. Ma va?
Ma anche Tristino è leadership, è una parola importante. Vogliamo spiegare perché abbiamo scelto questa parola leadership? È impegnativa. Beh, non è difficile, è bastato aprire i giornali, voglio dire, si è discusso questa settimana delle primarie, soprattutto le primarie del PD, ecco, che perché nel PDL sappiamo già come va a finire. Fanno un convegno, quello che fa un passo indietro decide chi candidare e via andare, non è che... Primarie per finta. No, nel PD invece faranno tanti convegni e alla fine si candideranno tutti, insomma, da una parte o dall'altra. Mi sa che il risultato sarà un po' un casino, secondo me. C'è questa indecisione tra Renzi e Bersani. Sì, di qua. Sì, no, è vero, sì, il problema è la leadership. Già dalla parola è un problema. Maddalena, tu allora, ti io hai che... visto su Wikipedia? Io sei appunto, perché Wikipedia, che è la nostra ancora di salvezza, dice leadership, processo di influenza sui membri del gruppo per il perseguimento, attenzione, degli scopi comuni. Così è complicata. Cioè, è la capacità di una persona di far accettare agli altri le proprie decisioni. In pratica è la capacità di decidere come condire la pasta asciutta quando hai a disposizione che cosa? Pomodoro ragù. Ecco, diciamo che non si compra al mercato, ecco, no? Cioè, non basta un camper per diventare un leader. Bastasse un camper, ce ne sono tanti, vai a Barco, non esitare, ne trovi tanti. Però devo dire che diventare leader si può, che se ne dica, insomma, ci si può avvicinare, perché sapete la scuola americana, quella che dice se tu vuoi puoi, non dice cosa vuoi puoi, però dice che puoi. No? E quando ti dicono che puoi cambiare la vita, dopo questa sera anche voi potrete avere una vita migliore, quelli là. Da non confondere con la frase dopo questa sera passerete a miglior vita, perché no, è un'altra cosa. Ma i motivatori non minacciano, i motivatori ci migliorano. Ci consigliano, i motivatori vorrebbero farci diventare vincenti, non so se mi spiego. Infatti, a proposito di vincenti, noi abbiamo le nostre due personal trainer di Deborah Serracchiani. Hai preso la palla al balzo. Possono, diciamo, aiutarci a capire meglio come si può preparare, diciamo, un candidato alle elezioni, visto che Deborah il prossimo anno, come tutti sappiamo, parteciperà alle elezioni per diventare governatore del Friuli Venezia Giulia contro Renzo Tondo. Vediamo un po' cosa ci dicono le nostre due inviate. Sentiamo. Lidia e Fernanda, intanto buongiorno. Come si può diventare vincenti? Quali tecniche state adottando per la vostra Deborah? La prima cosa, Maddalena, da imparare è la convinzione. Prima cosa, prima di tutto, la convinzione dentro di noi, mai aver paura di niente. Brava, perché la Deborah, per farvi un per esempio, che non c'è niente di meglio che fare un esempio per capire, ecco, prima che noi la prendessimo sotto le nostre ali, quando che la camminava per la strada, invece di andare in mezzo, andava sempre vicino ai muri. Sì, vero. Che camminare vicino ai muri, poi ti rovini anche tutti i vestiti, finché sei spatolato va anche bene, ma se trovi graffiato, tocca buttare via tutto. Si tutto cammina in mezzo, senza mezzo. Paura, devono fermarsi tutti quando passi tu, questa è leadership, eccola. Che non vuol dire solo che strada che si fa, è come si fa la strada. Che bisogna farla con sicumera, con prosopopea, con tanto di pompa magna, con atteggiamento vincente. Questo è il leadership. Ho capito, ma come si può imparare l'atteggiamento vincente, la sicurezza? Allora, diciamolo, perché sono sicura che anche molte persone, non solo politici, vorrebbero sapere come poter acquistare un po' di sicurezza in se stessi. È vero, con l'allenamento. Allenamento significa esercizi, quindi quali esercizi? Cosa dobbiamo fare noi poveri, indecisi e tanto insicuri? Facciamo un esempio, che non c'è niente di meglio che un esempio per capire. Per esempio, spieghiamo come camminare. Come deve camminare un leadership. Allora, gamba portante in avanti, fate vedere. Importante. Fernanda. Sì. La gamba portante per avanti, butta la gamba portante. La gamba importante. Portante, quella che la porta il peso. Sì, è importante perché è portante per quella. Anche quella dietro è importante per quel. Sono importanti tutte e due. Sane le gambe, che mi con la flebite ho tanti di quei problemi che non vi dico. Dopo se te che ne ha una sola, allora la diventa importantissima. Gamba portante avanti dei 20 centimetri, grosso modo, no? Ecco. Dopo rotare il sacro, sarebbe il basso lombare, là. Sì. Così avete la posizione di
com'era? Eccola. Dopo fa comiti larghi, Fernanda, mette fuori l'esterno, le tette, tutto quel che si ha. Sì. Questo dalla prosopopea. Ecco. Le tette da fuori dalla prosopopea. La pompa magna invece è il mento alto, tenere sulla testa, che è il significato, è guardare gli altri dall'alto in brava. Basso. Ecco, la Fernanda sta impersonando, come va la Fernanda? Insomma, sono fiancricata perché fa un po' la cervicale. Che stamattina siamo anche andate con la nostra Debora in giro per Trieste qua a fargli vedere questo per esempio. Brava, perché l'esempio non c'è niente di meglio per capire. Raccontale tu, Fernanda, che siamo andati dove stamattina, Maddalena, siamo entrate dal panettiere. Appena entrata, mi guardavano tutte, ho fatto un figurone con questa posizione qua che ho. È vero. Ho chiesto il pane, il panettiere mi ha anche dato due pagnocchi in più. Bene questo, no? Dopo sono arrivato a casa e ho controllato lo scontrino e ho visto che me l'avevano anche messo in conto, però insomma. L'importante è il pensiero. No, comunque guarda, la Debora è rimasta sterefatta dai consigli, è rimasta che ci tiene più di prima su un palmo della mano. Ecco allora con un po' di sacrificio tutti possono avere leadership, tutti. Anche senza il camper, che non è quello. Non è quello, no. Non è quello. Bene, quello. Allora adesso andiamo, arrivederci. Grazie, arrivederci, grazie. E sono appena entrato qui in palestra e guardo un po', tutti gonfiati esploderanno se si piegano. E guardo i pesi ed ho deciso inizierò così, 50 kg per far finta di essere sciolto. Fischietto. Non riesco ad alzarlo, proviamo a calarlo. Con 30 mi prende un'ernia e stento ancora a tenerlo. Mi sposto verso il tapirulà, indifferente di inizio pian. Ma a un certo punto mi scappa il dito ed in faccio premo il tasto RAN. Inizia la corsa e l'ernia si sforza. Tento di schiudere il tasto RAN, ma sbaglio e setto su disuman. Precipito a terra, la gente mi osserva e striscio adesso verso l'uscita che sto morendo di infarto. E dei tipi enormi sto evitando lo sguardo. Mi sono appena iscritto qui in palestra e non lo so se sopravvivo alla lezione zero oppure no. L'elenco è lungo. Insomma, Andrea, praticamente Ramiro si è montato la testa, ha cercato di imitare le indicazioni di lì e Fernanda è rimasto duro praticamente. Esatto, e non so come farai andare avanti con la trasmissione, perché mai essere un leader, non lo potrò mai. Non conviene, non conviene, mai, vedi, questi sono gli effetti collaterali di voler essere leader. Esatto. Ecco, ti viene la sciatica, ti viene guarda, dei dolori. No, non va bene, a me viene anche senza provare a fare leader. La sciatica? Sì. Ma scusa una cosa. Sono leader preventivo io. Leader di ritorno. Ascolta una cosa. L'onda lunga. Onda lunga. Hai fatto apposta a dirmi così, è vero? Onda lunga, leader. Onda in AM o FM? Adesso dove siamo? No, andiamo fuori etere. Perché parliamo di onde perché? Perché? Vogliamo svelare perché? Cosa ti viene in mente? Con l'onda, quindi non è quello dell'etere, ma è un'altra onda, quindi l'onda del... Del ruscello in montagna? No. Del mare. Mare. Perché? Perché siamo a Trieste, sì. E a Trieste cosa c'è? Fra pochissimo. Quella cosa lì che tutti stanno aspettando. A questo punto devi dirla, Maddalena. La 44esima edizione della Barcolana. E noi qui abbiamo l'architetto Vincenzo Spina, presidente della società Velica Barcola Grignano. Buongiorno, presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno, presidente. Ha visto il nostro pubblico virtuale? Sì, eccezionale. 1, 2, 3. Siamo il pubblico è lei, presidente. Il pubblico è lei. Lei è il pubblico e noi abbiamo questa novità. Noi dei bombi abbiamo questa novità che non abbiamo come tutti gli altri, che sarebbe banale, no? Il pubblico, sì. Noi abbiamo il pubblico, unico. Maestro unico, pubblico unico. Esatto, pubblico, ed è lei. Ed pubblico è lei. Scelto di qualità. Ah, non è che prendiamo un presidente qualsiasi. No, un presidente in Italia non si nega nessuno. Bravo. Neanche vicepresidente, mi dice. Neanche vice. Dicevamo poco fa che siamo ad un tavolo, 5 persone, 2 presidenti. 2. Sì, tu vice. Però. Io vice. È un vice. Ecco, Maddalena, io invece sono come sempre la bomba regina, quindi diciamo che sono, che cerco di tenere insieme e do gli spazi. Allora, tantissime novità per quest'anno. Sì. Siete in pieno lavoro.
lavoro, lei è fuggito dalle varie riunioni, incontri, sì, cose ufficiali, insomma. A cui peraltro sono anche arrivato in ritardo, tra le altre cose, no? Vabbè, insomma, d'altra parte uno è architetto anche per questo, no? Si lasciano perdonare queste cose gli architetti. È così, è così. Allora, 44esima edizione di quella che poi in realtà 44 anni fa e poi per qualche anno veniva chiamata ancora la Coppa d'Autunno, no? La tradizionale regata fra soci che si svolgeva rigorosamente la seconda domenica di ottobre. Alcune tradizioni sono rimaste, poi Barcolana è più forse suggestivo, no? come nome, ed è cresciuta tantissimo, insomma la storia non occorre che la facciamo, insomma la conosciamo bene, e ogni anno però si arricchisce di tutta una serie di novità, tra cui quest'anno per esempio la tecnologia. Dopo arriveremo anche a tutte le varie manifestazioni collaterali ovviamente, ma insomma la tecnologia al servizio del mare, del navigare in sicurezza. Sì, questa è una cosa che abbiamo un po' copiato, devo dire, dagli inglesi, che sono molto bravi e hanno grandi tradizioni, no, sul mare. Ma non ci ascoltano adesso. Per questo può parlare, lo dico. Può parlare. Per questo lo dico. Basta che parli in italiano, può parlare. Loro fanno una regata che si chiama Coast Week, no? Dove c'è una società che organizza e gestisce questa regata e dove danno praticamente questo sistema satellitare a tutte le barche, per cui c'è la traccia delle barche sul maxischermo e anche poi sugli schermi dedicati per la sicurezza. E questa è una cosa che quest'anno abbiamo cercato di fare in maniera, come dire, massiccia, ma non ci siamo riusciti, per cui ci siamo attestati a delle barche, come dire, delle barche sentinella, no? Ecco, per cui testiamo quest'anno il sistema. Di tutte le categorie, ovviamente, no? Sì, di quasi tutte le categorie. Chiaro. No? Anche perché bisogna dare un po' un occhio allo spettacolo, anche per cui se io ci metto su una barca piccola questa macchinetta, la barca piccola arriva sempre ultima rispetto alle, certo, altre sentinelle, no? Certo. Quindi non ha tanto significato dal punto di vista dello spettacolo, quindi bisogna un po', come dire, giocare in maniera tale che ci sia non solo la sicurezza, non solo la verifica di quello che si fa, ma anche lo spettacolo in qualche modo. Presidente, quindi mi scusi, ma quindi si tratta di una sorta di tracciabilità della barca? Sì, sì, un piccolo apparecchietto si mette a poppa, è fornito da una società, si chiama Track Track. Ma io non posso mettere la suocera in una barchetta e sperare che non la rintracci. Ma con la Track Track è un po' difficile, però anzi, con Track Track no, non puoi. C'è una barca non rintracciabile, non te la metto là. Beh, questa basta comprarla e mandarla. Fai questo sforzo economico e vedrai che insomma sarai ricambiato. Quanti ad oggi siamo a quota, quanti iscritti? Ma oggi in questo momento non lo so, ieri sera eravamo 800 e passa e qualcosa, insomma, quindi poi questa cosa ha un'evoluzione quadratica, per cui in realtà i primi giorni c'è una così è lineare no? L'aumento delle iscrizioni, l'ultimo giorno, gli ultimi due o tre giorni diventa così ingestibile, direi, no? Cioè, non quadratica, Ramiro, quadratica. Quadratica. Quadrato vuol dire. Avete tutta una serie di manifestazioni, avete inaugurato ieri il villaggio Barcolana con tantissimi espositori naturalmente, e poi tutta una serie di manifestazioni collaterali per tutti i gusti effettivamente, non solo per i giovani. Vogliamo un po' dare un'occhiata al calendario, a quello che accadrà da oggi fino a domenica? Il calendario c'ho di là. Vabbè, ma qualcosa per gli anziani come noi, cioè se noi dovessimo venire a memoria, oggi per esempio ci sono i due concerti jazz in via San Nicolò. Ah, no? Sì, non chiedetemi l'ora perché non la ricordo. Credo vabbè, 18, poi andateci prima dicendo, o poi sì, prima dopo qualcosa. Poi arriverà. Portate andarci oggi. Sì, stasera c'è Le Cuffie d'Oro, sì, all'Arena Barcolana. Le migliori voci della radio, che verranno premiate. No? Noi non siamo stati scelti, quindi non mettetevi Strani Grilli in testa. Nulla. Ecco, domani onestamente non me lo ricordo, perché veramente ci sono tantissime cose da vedere e da fare. Insomma, anche solo guardare il villaggio impegna notevolmente, si passano un paio d'ore a guardare le barche, a vedere gli espositori, insomma.
insomma, è una cosa... Ecco, diciamo, diamo dei consigli tecnici anche per chi sta magari arrivando in città, con, sia per assistere allo spettacolo, sia poi anche per parteciparvi. Discorso ormeggi. Come è stato risolto? Cosa, a parte pazienza che leggevo stamattina sulla pagina Facebook della Barcolana. Dunque, allora, noi abbiamo organizzato un sistema di follow me, che è stato un po', come dire, copiato dal, questo anche, ma non dagli inglesi, dall'aeronautica. Cioè, ve l'hanno copiato? No, noi l'abbiamo copiato. Ah, la parola avete copiato? Tutto, il sistema e la parola, sì. Tutto. Praticamente arrivano le barche, si chiamano per radio, vengono assistite da un gommone che le porta all'ormeggio. L'ormeggio qualche volta... Ecco, c'è anche l'applauso per chi porta all'ormeggio, no? Ma sì, perché chi lavora giustamente deve... Il gommone, vedi che serve qualcos'altro. Anche perché non sarà facile gestire, certo, quella mole, no, assolutamente, quei numeri. Assolutamente, e neanche le persone, devo dire, qualche volta non hanno pazienza, insomma... Per cui bisogna avere molta, molta pazienza, no? Come è stato scritto ai caratteri cubitali sul vostro... Ma esiste la gente di mare, Presidente? Esiste la gente che sta sulle barche, che sta sul mare. Non sempre gente la gente di mare. Gente di mare è un parolone, certe gente volte. Mare, appunto, vabbè, è un complimento, no? Gente di mare. Gente di mare, sì, c'è anche un brano musicale. Non facciamo pubblicità. No, è una famosa, una però è una parolona. Ma come dire, gli attori, sono tutti attori. Attore, cioè, voglio dire, insomma, è una parolona, sì, anche tanto quella, non c'è, no? Mica la scuola, cioè anche noi siamo attori, possiamo dire che siamo attori. È un po' che praticamente tutti possono andare per mare, sì. No, beh, insomma, l'essere marinaio, forse, no? Più che gente di mare, cioè, l'essere marinaio significa amare il mare, amare la natura, e poi anche la barca a vela, perché insomma è quella che forse più si avvicina a un fatto naturale, ma non è detto, cioè uno può essere anche un eccellente marinaio anche andando a motore. Insomma, no, non è una colpa usare no, il motore. Assolutamente. Allora, Presidente, noi abbiamo un altro collegamento telefonico con due nostri inviati molto speciali, i nostri vagabondi, Max e Flavio. Siete in collegamento, ragazzi? Si sente malissimo, no. Ma ci siete. Ci siamo un po' nascosti, celati. Sì, vi sento, ma dove, scusate, stavolta eravate dal Papa la scorsa settimana, oggi dove siete andati? Allora, oggi abbiamo deciso di inserire qualche microfono anche nell'ambiente dello spettacolo. Ah. Casa Costanzo. Da Maurizio Costanzo. Da Maurizio, sì, dobbiamo vedere cosa fa in casa adesso che riposa. Io non vorrei neanche andare a indagare troppo, per la verità, a casa di Maurizio Costanzo, ma insomma, vabbè, ormai siete lì, cercate di stare attenti, perché insomma le ire del Maurizio penso siano terribili, credo. E quella della moglie che... Soprattutto del Mario, Maria, scusate, vabbè. Maria, mi è scappato. Ascoltiamo allora cosa sta dicendo Maurizio Costanzo. Passiamo il collegamento. Ok. Nonno! Dimmi, tesoro. Mi racconti una fiaba? Una fiaba che vuoi dire? Quelle mie? Quelle, no. Le Bragardi, Gioia Bragardi. No, una vera, tipo Biancaneve, i sette nani. Ah, Gioia Biancaneve, i sette nani. Sì. Allora, c'era una volta, tanto tempo fa, sì, Biancaneve, sì, era una bambina, grandicina, sì, una ragazza, assomiglia un po' alla Minetti, va bene. E così dice: ma devo trovare degli amici, sono sempre tutto solo. E dice: come faccio a trovare gli amici? Scrivo a Maurizio Costanzo. Ma no! Dice, ma... E mi dice: guardi, devo trovare degli amici. Ma io dissi: venga, ospita Maurizio Costanzo. E venne ospite. Allora a un certo punto arrivò, io portai degli amici così. E così entrarono. E a un certo punto abbiamo fatto la pazzerella. La faccio sentire? Va bene, fammi sentire. Senti. Brontolo! Pisolo! Mammolo! Brugiolo! Piccolo! Ticolo! Meccolo! Chi? Poccolo! Nacciolo! E per finire, il principe azzurro! E purtroppo Biancaneve, che era una giovane un po' ingenuotta, scelse il principe azzurro. Perché ingenuotta? Ingenuotta perché una donna che ne sa che l'uomo nano comunque va bene.
Lei scelse il principe azzurro, che te posso dire? Cioè, dormi! Aia! Dormi, l'ho detto, guarda che ti mando la strega del principe azzurro e basta, ciao! Dormi! Vabbè, insomma, te lo ammetto, non la so bene, è mia colpa. Senti, non è che ti posso raccontare la storia di Geggia? Ah, vabbè, raccontami la storia di Geggia. C'era Geggia con Bracario, c'era quello come camere. Bellissimo. Ma che cattivo che Maurizio Costanzo. Il carattere. È un brutto carattere. Ma poi con suo nipotino Jonathan. Uno quando invecchia forse, no? Evidentemente. Io mi ci ritrovo un po' come. Però... Anche sei peggiorato anche tu? No, sto invecchiando. Sì. No, stai invecchiando, so che tu sei peggiorato. Guarda. Altra parola, ragazzi, altra parola. Sì, sì, infatti. Che parola scegliamo? Allora, io avevo scelto la parola salute. Ah, sì. Bravo, perché proprio sto benissimo io oggi. No, non lo sapevo che resta così. Però l'altro ieri notte c'è stato il varo della legge di stabilità da parte del governo, uh-huh. Ricordate? La come notte, no? Tutto, tutta la notte sono sì. Sì, stanno su tutta la notte, cioè, questi ci governano, non dormono per farci dormire noi, sono i tranquilli. Ti immagini? Infatti uno dei tagli che sono stati fatti riguarda la sanità per 1,5 miliardi di euro. Un taglio chirurgico si può dire. Sì. In effetti non hanno tagliato a caso. Beh, secondo me hanno tagliato in maniera proprio precisa, chirurgica, cioè hanno deciso di tagliare la sanità, che come sappiamo è un settore abbastanza marginale, no? Laterale. Un argomento di nicchia, cioè non hanno tagliato, che ne so, la difesa della patria, che è grande come tutta l'Italia fino a prova contraria. La patria. Cioè, provate a pensare, la patria va da su fino a giù, che ha bisogno di chissà quanti aerei solo per guardarla, sta patria. Sì, beh, insomma, dai. Piuttosto che tagliare la difesa militare, si taglia la difesa immunitaria, per dire. Anche perché, cioè, adesso mi fai pensare, secondo me è proprio stato un taglio, come dire, voluto, ponderato, perché se si taglia un settore che è già in sofferenza, perché la sanità, fino a prova contraria... La sanità è fatta di ammalati, gli ammalati, esatto, fino a prova contraria soffrono, io oggi soffro tantissimo. Cioè, se tagli un settore che è già in sofferenza, cioè, non è che... Cioè, soffre un po' di più, ma certo. Non è che lo cambi più di tanto. Come se dai una sberla a uno che ha l'emicrania. Esatto. Cioè, se ce l'ha, cioè, voglio dire, magari la sente meno la sberla. Magari non se ne accorge neanche. Cioè, se tu invece tagliavi, che ne so, gli stipendi ai parlamentari, ai consiglieri regionali, questi se ne accorgono. Eh sì, perché stanno bene. E soffrono, cioè crei nuove sofferenze, aumenti il numero degli infelici. Quindi questo è un provvedimento salutare che mira a diminuire il numero dei sofferenti. Ecco, diciamolo. Questo taglio ci trova d'accordo col governo. Veramente non sono... Che vergogna. Non so quanto essere d'accordo con voi con questo ragionamento un po' bigoloso. Insomma, anche perché questo raffreddore, questa sinusite, tutta sta roba che mi sta battendo qua sulla testa. Coraggio. Che uno sberlone, penso forse mi farebbe anche guarire. Mi svuoterebbe improvvisamente. Ma allora, dalla salute alla musica. Per trovare un elemento che, come dire, ci nutra l'anima. Brava, bel salto hai fatto. Sì, perché devo... C'era scritto così? No, non c'era veramente scritto. Mi è venuto spontaneo, per la verità. Era la musica... bello fare i collegamenti spontanei. È vero, era un balsamo. È un balsamo come cura, la musicoterapia. Arte insigne e raffinata, capace di esprimere sentimenti umani più profondi. Caspita. Quindi a questo punto, visto, leggendo, Ramiro, quindi leggendo. Sì, quindi la musica è passione, pulsione, vita, emozione. Bravissima. Quindi siamo in collegamento con chi? Con presidente, il famoso un altro presidente, Gualtiero Pignatton, che è lì per inaugurare la stagione sinfonica del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Parcheggiare qua il camion delle baluste che le portiamo subito in teatro, dai. Ma, muovete. Presidente, mi sente? Sì, buondì. Siamo buondì. Qui, la Radio 1, sì. I Bombi Inconsapevoli, la trasmissione... Allora, dicevamo, quali le novità della serata, Presidente Pignatton? Allora, le novità della serata sono le balle di Mozart, i cioccolatini. No, ma come le palle di Mozart, mi scusi, ma cosa c'entra? Le chiedevo del concerto. No, lei mi ha chiesto la novità sono i cioccolatini di Mozart. Vabbè, ho capito, ma chi suona quest'anno al concerto inaugurale? Ah, chi suona? Sì. Io per i nomi, aspetti un momento. Nino, chi è che suona stasera qua? La Filarmonica di Salisburgo. Ho capito. La Filarmonica di Salisburgo. Come Filarmonica? Filarmonica. No, Filarmonica. Che strumento è la Filarmonica?
Ho fatto vedere, mi ha sbagliato anche il manifesto. Vabbè, Maddalena, pronti? Sì, comunque, eccoci. È un complesso tedesco, non so. Comunque, per questo, proprio siccome tedesco, ho pensato alla cioccolata, che là la fanno bene. Questo altro anno andiamo noi per scambi, che sa, noi facciamo così, scambio, tu, do, un des. Noi li portiamo il frigo e la polenta, e così facciamo sinergia, interscambio culturale. No? E quindi interscambio culturale, ma allora loro cosa portano come programma di sala? Insomma, cosa prevede il concerto? Allora, beh, il programma, prima di arrivare alla sala c'è tutto, e il prima, perché il programma molto glamour intanto prevede l'arrivo in teatro delle modelle di Giulietta Gladioli con le auto del sponsor Auto Subito e la successiva sfilata delle modelle sul red carpet con la collezione dell'atelier di Silvia Biscotti. Ma presidente, io in realtà intendevo il programma della serata, il programma artistico, cioè i pezzi che farete suonare. I pezzi artisticamente abbiamo scelto i pezzi più cioè i pezzi più belli. Qualche nome per i nostri ascoltatori, se volessero venire. Non è che ho chiesto i nomi a tutte qua. Natasha, Tatiana, sono tante dall'est, ma c'è anche roba italiana. Sono tutti bei pezzi di vedere, che tra l'altro sfilano proprio in due pezzi. Ma non mi riferivo alle modelle, presidente. Dica almeno qualcosa sull'ensemble, che concerto eseguirà. Vabbè, il concerto sarà un concerto di odori e di sapori, perché prima, durante e dopo che suona, proporremo ai nostri clienti un ensemble di prodotti offerti dalle aziende friulane qua in loco, chilometro zero. E sempre i clienti, che poi sarebbero gli spettatori, no? Sì, ecco. Allora, qualche nome in cartellone per le prossime serate, presidente? Nomi esatti, lei mi chiede. Io mi occupo della parte artistica, signorina. Scusi un attimo. Nino, che nome, il cartellone? Nino, il cartellone, dov'è lo? Cartellone della stagione. Sì, portamelo qua, che non mi chiedo robe che non so. Dai, muovete! Ma lo strappa anche stavolta? Ma cosa state facendo? Leggimi tu chi viene le prossime volte. La Moldava. Ah, di Smetana. Sì, hanno tutta la gente, queste modelle qua, ormai sono... Dopo dimmi un altro nome. Una polacca di Chopin? Sì, che ne ho scelta, ma ne aveva tante in catalogo sto Chopin, Però sono tutte belle le polacche. Mi scusi, signorina, adesso devo interrompere perché hanno appena finito la presentazione della stampa e quelli lì, quando escono, signorina, in maglia come i lupi... Ma scusi, ma lei non era presente alla presentazione del cartellone, no? No, signorina, io mi occupo della parte artistica, delle cose tecniche, si occupa il direttore. Il presidente dà le direttive, l'indirizzo, la filosofia. In sostanza, io mi occupo della mescita, signorina. Arrivederci. Arrivo! Bicchieri. Mamma, dico una scuola che sono un po' tonto, sai. Hai visto Pierino quanto è imbecille? Hai visto? Mamma, dico una scuola che ho la testa grande, sai. Sembra la testa di Mario Bros. Poi mi dico una scuola che tu col postino vai. Ho sentito dire che tua mamma si fa mandare il pacco celere. E mi prendono in giro perché c'ho gli occhiali e poi. Ma hai gli occhiali col triplo a fondo, tipo? Mamma, fanno i dispetti, mi chiudono in terza B. Ecco, stai lì, dormi, fai nanna, così resterai lì per sempre. Ciao. Sono stato rinchiuso per tutto il weekend così. Ecco, così si chiederanno dove sei finito tutto il weekend. E poi dicono che a 20 anni sono ridicolo. Ragazzo, io non vorrei dire niente, però siamo alle medie, quindi... Sono in seconda media. Eccoci qua nuovamente tra noi, qui attorno a questi microfoni. Questo presidente però, devo dire, è proprio... Presidenti sono tutti così, di carattere. Ma no, di carattere, tranne il nostro presidente. Tranne il nostro ospite pubblico. Lei è esperto di cambusa? La prepara lei la cambusa in barca? O c'è qualcuno che... La verità, in barca mia in questo momento non c'è nulla. No, perché è pronto perché se tutte le zavorre vanno eliminate. In realtà non è neanche così, è che purtroppo il tempo di fare la cambusa non è che l'ho avuto. Però è strano, sa, perché le barcolane in genere ci sono delle barche che invece di correre cominciano con le chitarre, le fisarmoniche, i cevapcici, con la griglia improvvisata lì in pozzetto. È così. Cevapcici di pesce, di... No, cevapcici quei veri. No, i veri, ah, veri, è, veri. Che... è vero, ma fa parte anche della tradizione, dello spirito sommato della barcolana, oltre ai grandi della vela, insomma. Ci sono anche questi che vengono in barcolana per starci, in barcolana soprattutto, ma per stare a Trieste fondamentalmente, vivere la città, insomma,
passeggiare per le vie del Corso Italia, il Piazzone Italia, insomma, vedere il villaggio, stare assieme, cioè alla fin fine sono 250.000 che vengono, ma 20.000 soltanto sono in barca, no? Quindi evidentemente il resto viene... Il resto è il ristorante. Indotto, indotto e volano economico, sì. Come direbbe quel famoso presidente, sinergia e sinergia. Sì, insomma è così, abbiamo anche un'Orietta Berti così che ci rallegra, è una parodia di Orietta Berti. Sentiamo questa parodia di Orietta Berti. Ah, non è la parodia? Ah, no, era lei. Era lei proprio. Ah, era lei, sì, la parodia. Lei, oh, ma guarda. E lei che parodia se stessa? Sì, fa la parodia di se stessa. Orietta Berti che fa la parodia di se stessa. Allora, abbiamo un altro scoop per la verità dei nostri vagabondi. È così, ragazzi? Vabbè, certo che sì. Certo, ci sono grandi scoop e innanzitutto vogliamo dire che io ho partecipato a una barcolana e è un grande ricordo perché ho mangiato benissimo, cioè tanta pasta al forno e cofane di omelette alla Nutella, grazie. Ma li facevate lì in barca o qualcuno portava da casa? Si portava da casa, poi si andava così a mangiare. Questo è il quanto per quanto riguarda la barcolana. Però noi vogliamo anche far denuncia, perché noi siamo una trasmissione di denuncia e questo bisogna assolutamente dichiararlo subito e quindi per i poteri forti, vero Max? Esatto, sì. Abbiamo scoperto delle cose sconvolgenti che da anni stanno dei drammi che si stanno perpetrando da anni. Parliamo di pubblicità subliminale che è vietatissima, signori, fra l'altro che non entra nella pubblicità mai di più, no? Quindi nei messaggi ai bambini, cioè pensate addirittura in barba papà, c'erano dei messaggi anche lungimiranti in qualche modo, delle cose vergognose. Possiamo farvi sentire delle cose veramente... Allora, Barba Papà, credere. Sentiamo la sigla originale di Barba Papà, sigla un secondo, originale. Ricordiamola. Questa ce la ricordiamo tutti, la guardavamo noi tanti anni fa, la guardano oggi i nostri figli, perché sono rimasti anch'io, è vero. E voi cosa avete scoperto? Questa è originale, se l'ascoltiamo alzando solamente il volume di una vocina, che sembra una vocina rassicurante, come di un folletto, andiamo a sentire questa cosa qua. Si può mandare? Sì, adesso lo mandiamo, via. Sì, ma io non capisco cos'è questa, No, ma ascoltare era assicurante perché la vocina del folletto. Carina, no? Molto carina, devo dire. Bene. La lungimiranza, pensate. Adesso abbiamo registrato anche il tutto rovesciato, come si faceva nei dischi dei Beatles. Come no? Capito? Sì. Quindi andiamo ad ascoltare. Sentiamo la rovesciata. Paga tanto Equitalia, anche così, proprio per il gusto di pagare. Equitalia, viva buona. Ma come? Paga tanto, gente brava, buona. Oltre Equitalia soldi, cosa, bello, bello, bravi. Loro sapevano tanti. Lo sapevano già quella volta di pagare Equitalia, giusto, bravi, belli, buoni, paga Equitalia. Ma guarda, questa... non è finita. Non è finita perché c'è anche la concorrenza che lavora sporco, che gioca sporco. Perché c'è il TG5, c'è il TG5, cari miei, che c'ha una cosa che si chiama gusto all'interno. C'è una rubrica di gastronomia, come no? Ascoltiamo la sigletta della rubrica di gastronomia. Hai sentito? Ho sentito un blablabla, ma non ho capito però. Ma noi con i nostri potenti mezzi abbiamo rallentato un po' il nastro. Allora risentiamo. Sì. E non ho sentito neanche stavolta. Non era ancora chiaro. No. Rallentiamo. Rallenta di più però. Ulteriormente, vai. Non pagare il canone. Ma siamo anche alla RAI. Guai. Guai mandare in onda queste cose. Ma non ha specificato quale canone. Cioè, ah no, hai ragione, però non potrebbero essere... No, hai ragione. Però non ci sono cose di denuncia. Mi sa che elementi per la denuncia o delle cose... Non è una questione, come dire, tonica. No, era canone Rai, cioè abbiamo registrata così, era canone Rai. Ma noi siamo stati noi, non bisogna svegliare. No, vergogna. Però grazie ai nostri vagabondi, perché effettivamente hanno trovato... Trovate altre di queste tipo di... Perché abbiamo... Vi prego, la prossima settimana cerchiamo altri messaggi subliminali. Non è che ha detto non pagare canone. Sì, forse ha sbagliato. Forse. Beh, io direi che possiamo andare avanti. Io direi che a un certo punto abbiamo un collegamento con un professore di linguistica, vero? Sì, certo.
sì, sì. Perché le parole abbiamo visto che quando sono fondamentali. Quando si parla di lingua, tutti bisogna fare l'appello. L'appello di allora, che? L'appello di questi docenti, di questi docenti che sì, si impegnano sì, sì, a difesa della lingua del loro territorio. Il professore di linguistica di Venezia. Sì, Piero Ardenghi. Piero Ardenghi sta cercando proprio di divulgare. Sì, di fare, ma forse se lo sentiamo, guarda, secondo me ci chiarisce subito. Vediamo. Rimanendo in tema di lingua, della magia della lingua, ora ci colleghiamo con Piero Ardenghi, veneziano doc, che sta portando avanti una sua battaglia affinché il dialetto veneziano diventi una lingua come il friulano. Piero, ciao, buongiorno. Brava, brava Maddalena, brava, perché volemmo anche gli altri prendere i contributi statali europei, no? Perché la domanda che nasce è questa: ma cos'ha il dialetto veneziano di meno del friulano? Cioè, anche gli altri abbiamo la grammatica, che abbiamo il soggetto, il predicato verbale, complemento oggetto, di causa, circostanza, di moto a luogo, insomma tutti i complementi che servono per una lingua, no? Ecco. E Piero, sappiamo infatti anche che tu hai inventato un metodo molto veloce di apprendimento, non vuoi farci un esempio? Certamente, allora il titolo del corso dice tutto, te lo dico coe bone, no? Aspetta che trovo uno per dimostrarti quanto il nostro dialetto possa essere imparato da tutti. Scusi, puoi venire qua un momento? Are you talking with me? Non ho capito. Are you talking with me? Sì, con chi so devo parlare? Sì, vieni qua, non so devo parlare con la statua di Carlo Goldoni. Vieni qua. Tu, Piazza San Marco. Dove ti va? No, sta qua. Ma no, che andiamo. Ma dovevamo fare una roba in qua, dai, non aver paura, dai, non fare il furbo, sa. Allora che te dà una sciaffa che ti miscio il DNA, dai, su. E ora, siamo in diretta, radiofonica. Scusa Maddalena, ma da dove vieni che non ti capisci niente di quello che dico? Forza, dai. In inglese. Ah, dice inglese. Ecco, vabbè, allora quest'oggi insegneremo la frase che si usa per mettere fretta a chi è dentro in bagno, perché esca e ti lasci il posto. È un poco poetico, ma sicuramente utile in certe situazioni contingenti. Brava, bravo, soprattutto a Venezia, che è sempre in difficoltà. What bagno? Bagno? Il bagno, la toilette, no? Ecco, e ora, ecco, la toilette, allora, prima roba, ti va dentro in bagno, ti va in bar, diciamo, ecco, ti ordini un caffè, perché cioè, non ti può andare in bagno senza bere niente, no? I don't like coffee, just throw it to me. Va bene. I don't like coffee. Tanto sei un esempio, non sai che, sì. I have a cup of tea. Quello che ti vuoi, bevi, quello che ti vuoi, dai. Tu da Giolenti. Ma sei un esempio. Ma sì, ho capito, sta buono. Ma ti ha riuscito. Ma ti diciamo poi ti scarto come una golia, no? Ciao, Moiga, no? E ora, andiamo avanti, no? E ora ti sei in antibagno e il bagno è occupato. La frase che devi dire è questa. Oi, Poppe, sei d'ore che ti sei dentro. Ma cosa ti gara a pisare? Il piave. Piave. Allora te spiego. Allora, ti sei il soggetto, galapissar sei il predicato verbale e il piave sei il complemento di fiume, no? Di corso d'acqua, quello che sei, insomma. Ripeti, dai, avanti. But do I have to pee now? Sì, no, sì. Do I have to pee? Te scampa da pissare e ti gara dire. I don't need to pee. Ma no, sei un esempio, dai, su, avanti, dai. What am I supposed to do? Basta, ti gara seguire quello che dico. E ora te ciapo e te verso come una canoccia, sa. Basta, scusa Maddalena, ma non che ne vengo fuori. Ma Piero, devi cercare di trovare meglio i tuoi interlocutori, dai, non si può. Sono d'accordo con te, ma quando saluto tutti, viva tutti. E il complemento di fiume sta veramente arricchendo la grammatica della lingua italiana con un nuovo elemento. Arrivederci Piero, ciao. E questo
volo del calabrone, che non è il calabrone ma è il nostro bombo. Bombo. E siamo quasi arrivati, devo dire così, ridendo e scherzando. Sì, manca poco, è la il tempo è volato come un bombo. Come un bombone proprio. Allora, parole. Sì, pause. Certo. Sì, le pause di chi? Di quel famoso lì da 10 milioni di euro? No. Sì, l'altra parola che avevamo trovato, adesso non c'è tempo per scandagliarla, perché le parole vanno scandagliate, no? Come fossimo in barca, Presidente. Con l'eco scandaglio. Con l'eco scandaglio. Non c'è più l'eco scandaglio, Presidente. C'è un affarino che misura la profondità. Sì. Non esageriamo con le parole. Vedi come è semplice la comunicazione. La realtà è più semplice. Cioè, di quello che uno si immagina. No, l'altra parola era televisione, con questo boom di Celentano, 9 milioni, 10 milioni. 10 milioni di spettatori. E parliamo di euro, eh? No, chissà quanto ne avrà presi, ma insomma non qua siamo in quattro, nessuno l'ha visto questo. Nessuno l'ha visto, il presidente l'ha visto? No, perché ha impegnato con la barco giustamente a organizzare la barcolla. Si parla di milioni, mica di quattro. Allora, i nostri pause escluse. 10 sì. milioni pause no, escluse. Vabbè, certo, quelli sono un bonus che ha in busta paga, no, perché comunque anche quello tira su, come sappiamo. Rock economic per lui, economic cioè, soprattutto per lui, domestique sua, certo. Allora, so che Maxino e Flavio, i due nostri vagabondi, avevano inserito una microspia la scorsa settimana e durante le prove, eccetera. Io l'ascolterei un attimo, dopo ci ricolleghiamo con loro. Adriano pronto? Sì. Vai con Pregherò. Vabbè. Pregherò per tre. Sei partito un po' in ritardo. È uguale, che hai la notte nel cuore. Come sarebbe partito in ritardo? Scusa, rifacciamola. Sì, vai. Vado di nuovo, vai. Vai. Ecco, qua dovevi già entrare. Ah, su ta. Sì, esatto. Ma non ho sentito gli archi. Ok, li alzo un po'. Sì. Pronto? Vai. Sì. Pregherò per tre. Per te. Che hai la notte nel cuore. E se tu lo vorrai, creperai. No, ma non è crepera, crederai. Ah, e ho letto così, vabbè. Credera, vado? Sì. Vai. Crederò. No. No, scusa, rifacciamolo, ho sbagliato. Crederai per tre che hai la botte nel dai, cuore. Botte, notte. Ah, notte. Vabbè, adesso la faccio giusta, vado. Vai. Notterai per tre che hai la gotte nel cuore. Ma dai. E se tu creperai casomai. Allora. Sì. No, c'è qualcosa bene, c'è qualcosa che qui solo c'è qualcosa che non va col gobbo, dobbiamo sostituirlo. Come sarebbe a dire sostituirlo? Tu non sai che quando dici questa cosa, sostituire il gobbo, migliaia di gobbi nel mondo piangono, tu fai del male a tutti i gobbi. Sì. Tu non capisci che queste cose qua, poi i potenti si sentono forti e mandano tutti i gobbi a casa senza che non c'è rispetto poi. Sì, no, giusto, però... Che poi l'inquinamento e i gobbi poi stanno male e funzionano male perché è colpa dell'inquinamento e delle scie chimiche dei potenti. Sì. Perché tu non capisci che quando tu fai questa cosa c'è qualcuno che piange a Notre Dame. E quindi... Tu devi, perché poi uno che è sensibile come me, che sente questa cosa sul gobbo, capisci che non sì. si, perché i potenti Adriano, sono... Adriano, sì. Pausa? Sì, meglio, grazie. Eccoci qua, Max e Flavio, siete in collegamento? Siamo qui. Allora, abbiamo un ultimo scoop in conclusione di trasmissione, perché Morandi che ha duettato sì. le due serate. Grande ospite. Sì, assolutamente, grande amico anche di Adriano Celentano, eccetera. E, fa tanto il buono, no? Fa il buono, il bravo ragazzo, insomma, il solare, eccetera. Però c'è un aspetto un po' inquietante. Sarà che anche ha partecipato adesso recentemente a un film in cui farà e fa il cattivo. Però voi avete messo una microspia a casa sua. Sì, esatto. Abbiamo scoperto che numerosi cantanti hanno delle tendenze terrificanti. Così sono dei serial killer celati. Questa settimana vi faremo sentire Gianni Morandi. No, e sentiamo come canterebbe Gianni Morandi sotto la doccia. Ti
sotterrerò con la testa fuori, risparmiando sulla foto e sulla lapide. Poi praticherò sul tuo cranio fuori, così poi ci infilo i fiori che non cadono più. Se poi di colpo piove, uso il sili cone, riempio. Se una perdita c'è, sto troppo risparmiando. Quanto? Tanto. Bravo. Grazie. Prego, non c'è di che. Avete visto quanto amore? E questo era Gianni Morandi, killer, serial killer. Accidenti, ragazzi. Vedi che l'abito non fa il monaco. Boh, allora io direi, visto che siamo arrivati alla fine della trasmissione, fra poco lanciamo la sigla. Flavio e Max, aspettiamo altri scoop per la prossima settimana. Mi raccomando, mettetevi a caccia, ok? Sarà così. Bene, bene. Noi ringraziamo naturalmente in regia il nostro Mauro Comin, la console tecnica, la nostra bravissima insostituibile Marina De Vescovi. Ribadisco, insostituibile è una parola tutta attaccata. con la barca che va e va bene, anche va. Naturalmente un buon auspicio. Salutiamo il presidente, il nostro presidente della società medica, Marco Lagrignano. Speriamo che si sia divertito, presidente. Molto, devo dire. Faccia finta, faccia, tanto non ce la accorgiamo. Lui soprattutto, lui è un po' più serio. Bene che a casa non abbiano visto chi ha indicato, però. E allora vi diamo appuntamento per quanto ci riguarda giovedì prossimo alle 13.30 più o meno. Ringraziamo ancora Antonio Galuzzi e Mirko Stefanon, questo da parte dei Papu naturalmente. Grazie. E ringraziamo Flavio al secolo, Flavio Furia, nelle nostre mille voci che proponiamo ogni volta, e Max, che è il nostro Maxino, con le parodie delle canzoni famose. Maddalena Lubini e i Papu vi danno appuntamento a quando? Al giovedì alle 13.30. Ciao, 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 ciao. Ciao. Sai, dice una teoria che il bombo c'ha le ali troppo piccole, perciò fisicamente pensare che lui voli è inconcepibile. Ma lui non ha studiato certo né termodinamica né relatività, perciò vola comunque non sapendo questo limite scientifico che ha. E vola ancora un altro po', alla faccia di chi dice che non può. Il bombo inconsapevole non sa di queste regole, svolazza non curante, profiora le mie piante, rumore carismatico e quello sguardo schifo.